Cari amici, buon sabato, bentornati su Mirado di Rado. Sì, queste cose di solito le dico allo specchio, ma oggi ve le voglio dire qui in questa introduzione molto molto breve all'Edwin Jagger del 2021, perché adesso ci trasferiremo nel mio bagno, dove naturalmente vi farò vedere come rendo omaggio a questo rasoio onnipresente, se proprio vogliamo dire così, all'interno delle rastrelliere dei tonsori. E dopo il video naturalmente torneremo qui in studio per vedere come voi avete reso omaggio a questo splendido rasoio. E allora io mi trasferisco in bagno, noi ci vediamo tra poco e niente, godiamoci la mia rasatura. Ed eccoci qui naturalmente con il mio contributo a questo Edwin Jagger Day. Come sapete, in casa Rosini, l'Edwin Jagger è rosa. Eccolo qui, l'Edwin Jagger rosa, perché è il rasoio della mia compagna, perché anche le donne possono usare il metodo tradizionale per radersi. Dentro vado subito a metterci una Person Platinum, che è da tempo che non vi porto in video. E allora vado subito, chiaramente, a caricarla dentro l'Edwin Jagger. Questo rasoio molto spesso è stato consigliato, no? Viene consigliato sempre a chi magari si avvicina al mondo della rasatura tradizionale. Secondo me, ed è un parere questo ampiamente condiviso, non è solo un rasoio per nuovi appassionati, ma è un rasoio anche per tonsori di lungo corso. Quindi io, anziché catalogarlo come rasoio da principiante, lo definirei il rasoio per chi ama le rasature dolci. Tutto qui. A prescindere dal proprio grado di esperienza. Rasoio che metto un po' a scaldare, tanto è un sintetico quindi chi se ne frega, è il Sagrada Famiglia, eccolo qua, nella sua bagnetta, nel suo bagnetto. Che, dov'è l'italiano stamattina? Lì, fuori dal balcone? Perché sto dicendo queste cose? Proraso blu di cui vi parlerò poi in un video specifico. E niente, si parte. Si parte, cosa bisogna fare? Bisogna radersi, no? Bisogna radersi. Devo fare attenzione con Edwin Jagger, eh? Non perché sia un rasoio cattivo, non perché sia chissà quanto perfido, ma perché sono io che con i rasoi così abbasso la guardia e non va bene. Guardate come lo sto utilizzando, pro raso blu, sto facendo, no, le pieghe per accorciare il tubetto via via e per sfruttare al massimo il prodotto. Allora, metto un bel po' di proraso all'interno del pennello e si va, e si procede. Un bicchiere per le prese d'acqua c'è. Do una sistemata un po' al sapone per far sì che monti.
Rosso blu. In assoluto la mia preferita delle Pro Rasa. Anche tra le single blade. Questa non è single blade, però se abbracciamo tutta Pro Raso, single blade comprese, la blu è in assoluto la mia preferita. Ok, guarda che bel montaggio che ha fatto, che ha prodotto. Poi col sintetico è tutta un'altra storia. Il sintetico è un materiale inerte, no? I ciuffi sono inerti, quindi chiaramente non si prendono la briga di trattenere il prodotto, restituiscono senza nulla pretendere, come la lettera di Totò. Edwin Jagger con, questo è D89BL, il classico Edwin Jagger, in colorazione rosa, con Persona Platinum, produzione israeliana ancora, quindi quelle precedenti al pacchetto che si trova in questo momento. Vamos. La barba di martedì sera, quindi classici 3 giorni e mezzo che ultimamente vi porto in video.
Primo giro, a posto. Guarda che meraviglia. Il momento in cui all'inizio della seconda insaponata scarico il pennello sul mento, lo premo, lo schiaccio e passo in viso, è un momento magico, soprattutto con un ciuffo come il Tuxedo che è morbido, ma comunque ha il suo carattere, quindi è un ottimo compromesso. E soprattutto con un prodotto come ProRaso Blu dalla cremosità sicuramente elevata. È un buon prodotto, facile da utilizzare, quindi il montaggio è semplice, insomma, niente di impegnativo. Vale molto più dei soldi che lo paghiamo, Molto di più. Andrò a rifinire quelli. Non voglio passare troppe volte adesso.
qualche ritocco e basta. Anche se sono pochi ritocchi, il piacere con questo prodotto nel insaponare tutto il viso è irrinunciabile. Eccoci qua. Vabbè, in certi punti con questa geometria non riesco ad andare a fondo. Vabbè, mio limite probabilmente. D'altronde, laddove non arriva la geometria del rasoio, magari può arrivare la mano dell'utente, no? E viceversa, laddove l'utente non ce la fa, la geometria del rasoio magari compensa e quindi otteniamo risultati migliori. Avevo detto che sarei dovuto stare molto attento con Edwin Jagger perché Edwin Jagger mi porta a rilassarmi troppo, a calcare. Ho calcato, questo sì. Però ci sono andato con un po' più di attenzione. E effettivamente non ho avuto neanche un puntino rosso, niente. Insomma, la rasatura è andata benissimo. La persona della lametta che mi dà sicurezza, questo è sempre stato così, fin dalla prima volta che Mauro Durante mi consigliò di provarla.
E io l'ho provata all'interno del mio primo rasoio di sicurezza in metallo, cioè il FATIP Gentile, e la lametta l'ho sempre adorata, mi è sempre piaciuta. Poi ho scoperto altre lamette, ma la Persona Platinum rimane una delle mie prime lamette con cui ho imparato i primi gesti, quindi chiaramente ho più confidenza. Io confido naturalmente nel relax della pelle post rasatura, e quindi alcuni punti in cui magari con le dita andavo ancora a sentire qualcosa e il rasoio passando grattava ancora nonostante non riuscisse a portar via, confido in questo relax della pelle. Poi basta non passarci la mano, chi se ne frega. Edwin Jagger, torno a dire, non un rasoio da principianti, assolutamente no. O meglio, non un rasoio solo per principianti, un rasoio per tutti, per chi ama la rasatura tranquilla, dolce e rilassata. Quindi si può fare. Chi magari dice rasoi troppo presenti, che fanno sentire tantissimo la lama, a me non danno una buona sensazione perché devo rimanere sempre concentrato, sempre lì, attento, e non me la godo. Con Edwin Jagger ve la godete, quindi Edwin Jagger è uno di quei rasoi per chi ama l'esperienza di rasatura rilassata, dolce e tranquilla. Che sia nel mondo della rasatura da un mese o da 20 anni. Del sapone ProRaso Blu ve ne parlerò più approfonditamente in un video, vi ho già detto tanto oggi, perché poi io quando uso le cose che mi piacciono, naturalmente non riesco a non dire, e quindi naturalmente vi devo parlare anche un pochino di ciò che utilizzo. Però ho in mente di fare un video in cui ProRaso Blu sarà coprotagonista. E qui poi capirete, una volta che il video sarà registrato, non l'ho ancora fatto in realtà, però ci penso da diverso tempo a questo video, poi capirete. Yaki Sagrada Famiglia, ciuffo da 24. Vi ho già detto di questo pennello che quando l'ho provato grazie ad Eugenio l'ho trovato scomodo perché ero abituato ad altri tipi di pennello. Ora lo trovo fenomenale, fantastico. La manicatura, nonostante sia piccolissima, ora te confronto al mio dito, veramente piccolissima, non è assolutamente scomodo. Anzi, mi ha portato a mettere anche uno o due dita nel ciuffo. Avete visto, appena appena appoggiati qui. Poi sono tornato indietro e ho fatto la classica presa solo manico. Però inizialmente, quando ho fatto il montaggio italiano, quindi ho bello schiacciato così, poi distinto, ho voluto fare questo così e andare in viso, distinto proprio, quindi maturano anche dei gesti diversi. Ecco perché un pennello può inizialmente dare una sensazione, probabilmente di primo impatto, diversa rispetto a quella che poi avremmo dopo un po' di esperienza. Concludo, stranamente rispetto ai miei canoni, con un balsamo, il balsamo ProRaso Blu. Questo perché Tonino sul gruppo Telegram mi ha messo un po' la scimmia, che mi ha detto: oh, il balsamo ProRaso Blu fenomenale, pazzesco, speriamo che la batteria regga. Se non dovesse reggere, vi saluto poi dopo con le vostre immagini. Cerco di tagliare corto, eh. Profumazione pazzesca. In viso ancora più buona.
chiaramente analcolico, quindi nessuna botta alcolica. Profumo ottimo. Chiaramente riprende il sapone, però la fragranza nel sapone è un discorso, nel balsamo è totalmente differente, ok? Il sapone fa il sapone, il balsamo fa il balsamo, quindi nel sapone sì, c'è questo sentore, ma è un pochino più caldo, un po' più fermo, diciamo così, più solo liquirizia. Qui invece è più fresco, quindi sarà anche il fatto che poi lascia il viso umido. Quindi andando con un po' d'aria, la freschezza la percepiamo. Veramente ottimo. Dopo gli elogi di Tonino sul gruppo, poi Tonino quando si esprime benissimo, e quando poi l'ho visto sul bancone, ho detto qui... Ma qui cosa? Cosa ho detto quando l'ho visto sul bancone? Non lo saprete mai, ma saprete sicuramente che oggi, ma questo ve l'ho già detto, è il giorno dell'Edwin Jagger Day 2021 e allora ecco subito la carrellata di vostri contributi, poi magari vi dico cosa ho detto sul bancone. Ma iniziamo subito con Ale. Ale utilizza il suo Edwin Jagger Kelvin con una lametta Lord Superior Platinum, il sapone 11 Amber, Patchouli and Oak, questa è la fragranza. Pennello Yaki Sagrada Famiglia, come me stamattina. After Extra Egyptian Oud, che naturalmente, anzi, Oud, come si dice? Non lo so, sono sicuro Oud, però. E che giustamente con il sapone crea quella coerenza olfattiva come piace tanto a me. Grazie Ale, passiamo ad Ernesto. Un sapone di tutto rispetto al Martin de Candre Original, Aftershave Mirsol. Agua balsamica. Il pennello un Omega 621, la mette Feather, grande scelta su Edwin Jagger. 3D Laser Diamond, vedete il manico con questo grip particolare, l'accoppiata è veramente uno spettacolo, la Feather insieme all'Edwin Jagger. Andiamo avanti con Federico. Federico usa sapone e aftershave, linea completa Ariane Evans Monte Carlo, pennello Yaki misterioso, vedete questo universo che ruota intorno al manico, tasso to bend, la metta rapiera platinum su Edwin Jagger DE86, infatti vede il manico nero tipico e se non sbaglio anche un pochino più corto, questo non lo so, magari me lo dite voi. Ma passiamo ad Ilves con il nostro pennello, il pennello del canale, l'Omega tricolore mirado di rado, rasoio Edwin Jagger 316, la lametta è una Lord Extra, crema da barba Dapper Dan, molto bella la confezione vintage, mi piace veramente tanto. Aftershave Atkinson's for Gentlemen, questo mi incuriosisce particolarmente, quindi sono sicuro, caro Ilves, che prima o poi lo vedremo anche sul canale di Mirado di Rado. Grazie mille Ilves, passiamo ad Amazon con questa bellissima immagine spettacolare con questo sfondo interessante. Il rasoio è un Edwin Jagger Kelvin e qui è piccolino, questo sono sicuro. Pennello Edwin Jagger, quindi tributo del tributo, sintetico Silver Tip XL. Sapone Cella Bio in ciotola con la sua lozione chiaramente abbinata, lozione che a me piace tantissimo, a differenza del sapone che mi piace molto meno. Ha usato la Lume Osma come post rasatura e la lametta, come vedete, è una Bic Platinum, le Bic che sto piano piano rivalutando. Grazie Luca. E poi Raffaele. Raffaele è il rasoio Edwin Jagger DE86, anche qui manico scuro, lametta Derby Premium, ottima lametta, scuttle della Q-Shave per mantenere la schiuma, no, il montaggio caldo, e, linea completa sapone dopo barba Extra 17° stormo e pennello Razorock Bruce. È tanto che non uso il Bruce e devo rimediare. Grazie Raffaele. E passiamo a Samuele. Samuele con il rasoio, naturalmente il grande classico, il grande Edwin Jagger, la lametta Derby Usta,
Si dice così? O USDA? Non lo so. Vediamo un po' come lo volete pronunciare. Il pennello DS Cosmetic Tuxedo da 26 mm. Il ciuffo Tuxedo, devo dire che è molto, molto presente nei nostri setup. Crema e balsamo Nivea Men. La serie, la linea Nivea la devo provare perché... perché sì, va provata. Grazie Samuele e lo zio Sam, naturalmente, che siccome non mi ha scritto il setup, per punizione me lo manderà. Così com'è. Ma ve lo dico io. Sapone 21st Century Fine, quelli recentemente importati in Italia. Dopo barba, Fine American Blend, che a me piace tantissimo. L'hanno usato una volta in la versione in balsamo, se non sbaglio. Una vecchia versione a casa di un amico e mi è piaciuto tantissimo. Pennello dovrebbe essere uno Yaki Barber Pole Tuxedo, questo non lo so, magari me lo dite voi o me lo dice Sam. Lametta Gillette Platinum, di quelle che trovate al supermercato e sono davvero ottime, su Edwin Jagger 316 col manico blu. Mannaggia te Sam che non mi hai iscritto al setup, ma tanto lo guardo dall'immagine, grazie comunque, un abbraccio. E Stefano con la sua immancabile Scuttle Cactus di Elizabeth Occhi, pennello Simpson Trafalgar T1, il rasoio Edwin Jagger nella sua classica livrea come tutti noi lo conosciamo, la Treat Platinum come la metta, Pinnacle Grooming Hero sia sapone che after. Grazie Stefano e passiamo a Tonino con la sua ormai riconoscibilissima sediolina della Coca-Cola, davvero galattica. Edwin Jagger Kelvin, la lametta è una Wilkinson, pre-barba pro raso verde, c'è un pre-barba qui, non l'abbiamo visto in tutta la carrellata di prodotti, la crema da barba e il dopo barba pro raso blu. Qui il setup è uguale al mio, perché come vi ho detto, insomma, mi sono lasciato ispirare dall'entusiasmo che Tonino ha manifestato quando ha parlato di questo balsamo. Sapete poi che il sapone pro raso blu in tubetto è tra i miei preferiti, anzi forse è il mio preferito, e quindi naturalmente non poteva essere altrimenti. Grazie ancora Tonino sia per questa bellissima immagine sia per per l'ispirazione. Ah, il pennello è l'Omega 48, è chiaro, si vede. Completiamo questo video con Eugenio usa il nostro pennello bello aperto, guardate quanto lo utilizza, si vede che è il tuo preferito Eugenio, si vede, con anche lui pro raso blu in tubo e anche lui con il sistema del ripiegare la parte posteriore, fantastico. Pennello tricolore, quindi vabbè, chiaramente DE89 Edwin Jagger, quindi classico. La lametta è una Muster e Aftershave tonico Lucky Tiger, veramente veramente un ottimo prodotto. Si vede che siamo clienti di Mauro Durante, io e te. Ciao Eugenio, grazie, un abbraccio, così come mando un abbraccio a tutti voi e vi ringrazio per aver partecipato all'Edwin Jagger Day 2021. Cosa ho detto una volta visto il balsamo pro raso blu sul bancone? Ho detto qui cosa? E bisogna comprarlo. Cosa ho detto secondo voi? Portato in cassa e portato a casa. La prima cosa che ho fatto, annusato, spettacolo. Ma di pro raso blu parlerò in un altro video. Oggi il protagonista era Edwin Jagger e abbiamo reso omaggio a questo rasoio per rasature dolci, appunto, quindi un rasoio tranquillissimo. Per neofiti, non neofiti, questo a me non interessa. L'importante è come rende sul nostro viso. Al prossimo tributo e al prossimo video. Ciao da Manuel e da Mirado di Rado.